Ragazze, oggi parleremo della pizza con su fogli d'oro ed argento di Kiss and Makeup. Ragazzi e ragazze, questo è il terzo episodio Federico Fashion Style. No, non è vero. Questo è un video riguardante Kiss and Makeup 01. Ragazze, non ci credo, non ci credo. Sta tizia, Kiss and Makeup, ha speso 100 euro per una pizza con su il dopo. Non ci posso credere. Ragazze, se trovo la foto, perché non so se la trovo, se trovo la foto, ve la metto qua. Praticamente Kiss and Makeup è andata a prendere questa Chiara Facchetti 2 La Vendetta, è andata a prendere una pizza che costa 100 euro perché sopra ci sono su tutte le foglioline d'oro ed argento. Oro 24 carati e spiegava nel suo video che lei praticamente che gli hanno praticamente detto i proprietari della pizzeria che sono talmente sottili che possono essere commestibili. Cioè praticamente la sua pizza era invasa sopra di foglioline d'oro ed argento. Ha fatto vedere lo scontrino mo' di Chiara Facchetti. Per me adesso sinceramente vi dico la mia, la vogliono imitare Chiara Facchetti e non andando da Federico e non potendola imitare andando da Federico Fashion Style, si proiettano su altre cose altrettanto fuori di testa e in questo caso è una pizza alla modica cifra, una pizza alla modica cifra di 100 euro perché ha su queste foglie d'oro ed argento. Ma cosa dire di questa pizza? Allora, innanzitutto io l'ho vista, vi dico la verità, anzi, vorrei farla vedere anche a voi, quindi vi lascio i link giù sotto nell'info box se siete interessati ad andare a vedere com'è questa pizza. E praticamente questa pizza praticamente ricoperta con tutti questi foglioline. Avete presente la stagnola, no? Quella da cucina? Se voi la spezzettate a pezzettini, immaginatevi una pizza con sopra tutti i pezzettini di Domopak, color oro e color argento. E ovviamente per essere più, diciamo, per completare tutta la scenografia, anziché prendere una Coca-Cola, ha deciso di bere lo champagne con la pizza. Allora, ragazze, a me non interessa sinceramente che lei abbia speso 100 euro per una pizza, proprio, cioè, proprio non me ne viene in tasca niente, però a me queste cose veramente fanno morire. Andate a vedere il suo video perché poi capirete, quando voi vedrete voi il suo video, capirete perché fa morire sta cosa, perché è tutta entusiasta che ha speso 100, cioè, tutta entusiasta per questa pizza con oro e argento. Tra le altre cose, quello della pizzeria ha detto che ha consumato tutte le sue foglioline d'oro ed argento per la sua pizza e quindi gli ha lasciato anche le scatoline omaggio dove erano contenuti i fogliolini d'oro ed argento. Ragazze, veramente. Cioè, è una cosa troppo incredibile, veramente. Cioè, mentre Chiara Facchetti andava dal parrucchiere, questa se mangiava la pizza, capito? A 100 euro. Cioè, non so chi è più fuori di testa dei due. Comunque, per fare visual, come sto facendo io, ovviamente, adesso parlandovi di lei, perché è così. Questa se mangia la pizza con sui pezzi di Domopak. Di Domopak, com'è che si chiama? No, ragazzi, veramente non. Cioè, fa troppo ridere. Fa ridere perché mi fa venire in mente. Cioè, sembra che copia Chiara Facchetti, però è una brutta copia di Chiara Facchetti. Perché almeno Chiara Facchetti è stata una grande, ne ha spesi 3.550, questi ne ha spesi 100. Diciamo che in proporzione quella si è fatta extension, si è fatta tinta, si è fatta ennè, piega, taglio e pipera. Questa invece si è fatta una pizza.
Ragazzi, sapete poi dove va la pizza? Nel cabinetto. Perdonatemi, però è la verità. Qui invece Chiara Facchetti perlomeno, cioè, anche se va male, anche se fatti male, messe male l'extension, perlomeno, cioè, nel senso, i capelli, la tinta e robe del genere, gli sono rimaste, tranne l'extension. Invece questa, alla fine, quando ha finito di mangiare la pizza, nel cesso finisce tutto, no? Quindi, perdonatemi, ma io muoio a vedere queste cose e volevo condividerla con voi per farci due risate, visto che comunque, cioè, è vero che il mio canale è un canale di make-up, però quando sento queste cose così, no, è difficile trattenersi nel dire, no, la propria opinione, perché vabbè, però la propria opinione è sempre detta, non offensivo, non, cioè, io la sto prendendo veramente molto a ridere, perché comunque, cioè, immaginatevi sta pizza, no? Che appunto vi lascio il link per andare a vedere, perché andate a vederla veramente, sempre che non l'abbiate già vista. È bello vedere queste cose, no? Cioè, è divertente vedere che questa ha preso, era tutta agitata, emozionata perché andava a prendere la pizza. Ma io sono emozionata se che ne so io, se ma neanche, cioè, stavo dicendo una cosa, stavo dicendo sono emozionata se mi arriva un pacco, quando mi arriva un pacco. No, neanche, c'ho l'euforia, ma non ho l'emozione, che è ben un'altra cosa. Però questa è veramente emozionata, sono emozionata, sono riuscita a farmela fare. Oddio, veramente, ragazze, è una cosa assurda, assurda, assurda. Vi consiglio appunto di andarla a vedere. E niente, volevo solo dirvi questa cosa qui perché comunque fa troppo ridere, è una cosa comica. C'è stata una ragazza che non mi ricordo come si chiama, che sotto il video di Federico Fashion Style mi ha detto: è perché c'è anche gente che va da, non mi ricordo il nome del resto, da chi, da due cuochi penso che siano, e spendono un sacco di soldi per andare a mangiare, ok, però 100 euro una pizza, cioè, ragazze, è tantissimo, veramente. Ma poi l'idea di mangiare foglie di oro e di argento, io, cioè, quando l'ho vista, se voi la guardate veramente, io, vi dico la verità, non avrei il coraggio di mangiarla, forse perché soffro di colite, non lo so, io non riuscirei, cioè, a mangiarla, proprio neanche a metterla in bocca riuscirei, perché comunque non sono cose, cioè, commestibili, ma erano proprio dei pezzettini, sembrava appunto tipo la stagnola, ecco, no? No, il domopak è la carta trasparente, la stagnola, scusatemi. E quindi vedere questi pezzettini qua, tutti questi pezzi anche grossi sopra la pizza, mi fa impressione a me. Poi non lo so, voi magari a voi non fa impressione, ma a me sinceramente quando l'ho visto mi ha fatto molta impressione. Ho detto: "Signore, questa riesce a mangiare la pizza così, io non ce la farei mai." Comunque, vabbè, ci siamo fatte due risate, va. Perché tanto è un video gossip comico, perché comunque, vabbè, c'è, cioè, una pizza 100 euro con su tutte queste cose. Comunque, ragazze, io volevo solo chiacchierare un pochino, spettegolare un pochino. Comunque sto tornando a fare i video di make-up, non preoccupatevi, però noto che va molto di più questo genere di video, di spettegules, come dice Striscia la Notizia, spettegules! E quindi, niente, volevo giusto giusto, ma mi sembra, adesso non mi ricordo, non so se mi ricordo male oppure no, Kiss & Makeup non è mica quella youtuber che diceva: "Ah, io le sopracciglia le voglio naturali, non mi piacciono così", e poi ha fatto il coso in collaborazione con Benefit.
Mi sembra però che è lei. Se voi lo sapete, lasciatemi giù sotto nei commenti se voi vi ricordate se è stata lei. A me sembra che è stata lei che diceva: no, io non, le sopracciglia mi piacciono naturali. A me no, sinceramente, vi dico la verità, guardate come sono fini. E diceva appunto: no, no, io no. Poi ha fatto il kit in collaborazione con Benefit per le sopracciglia. Mi viene da ridere perché c'è, cioè, la contraddizione è proprio micidiale. Comunque, ragazze, spero di avervi tenuto compagnia, che questo video vi sia piaciuto. Like, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Vi mando un enorme bacione. Vi invito a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Tutti i link li trovate giù sotto nell'info box. Mi raccomando, compreso il link di Kiss & Makeup che si mangia la pizza con le foglie d'oro e d'argento. Ciao!